Nella splendida cornice dei Musei Capitolini si è svolta la cerimonia di proclamazione dei finalisti della 19ª edizione del Premio Roma. Tanta soddisfazione per questo Premio Roma, la 19ª edizione, l'annuncio di due premi importanti. Il Premio Roma per il 50° anniversario della fondazione della comunità di Sant'Egidio, che è stato conferito al suo fondatore storico politico, professor Andrea Riccardi. E il premio Roma per la promozione delle meraviglie italiane nel mondo, che è andato al paleontologo, divulgatore scientifico, scrittore e giornalista, dottor Alberto Angela. Ci sono altri nomi, il professor Vincenzo Barone, chimico di fama, direttore della Scuola Normale di Pisa, ha avuto il premio Roma Urbis Universalis, che va a personalità che si sono distinte in campo internazionale. E poi premio che purtroppo mi riguarda personalmente, il premio Roma per la ricerca in campo oncologico Irma Feroci Milisi, dedicata al ricordo di mia moglie, che ha avuto un ruolo importante nel premio. Ci sono delle novità. Le sezioni importanti invece che tre sono due, ma c'è una logica che ispira questa contrazione. Prima avevamo narrativa straniera, narrativa italiana. È vero comunque che le opere presentate dovevano essere in lingua italiana, e quindi questa accentuazione dello straniero era un po' fuori tempo. La saggistica è sempre punta su un tris d'assi, perché abbiamo Corrias, abbiamo Canfora con Cleofonte De Morire, abbiamo Paolo Mieli col Caso Italiano, che è un'opera di primo ordine pubblicata da Rizzoli. In narrativa, per esempio, abbiamo Guarnieri, che è uno scrittore con la sua originalità. Siete tornati dalla delegazione? Sì, un viaggio a Bruxelles, insomma, due grandi capitali, Roma e Bruxelles. Siamo stati ricevuti al Parlamento Europeo, anche l'orgoglio nazionale di essere ricevuti dal presidente Tajani. Presidente italiano, era tanti anni che non c'era appunto un capo del Parlamento Europeo della nostra nazionalità, e poi un bellissimo incontro all'ambasciata. Ho avuto modo di scambiare e quattro chiacchiere con l'assessore al bilancio di Bruxelles, anzi di XL, devo dire anche un confronto reciproco tra le due nostre capitali, e devo dire che il Premio Roma ha proprio questa funzione non solo culturale ma anche di promozione all'estero della nostra città. E tra i finalisti della sezione narrativa anche Robert Prince e Antonio Manzini. Era presente in sala la dottoressa Federica Mazzucca. Sono vincitrice del premio in ricordo alla signora Irma Feroci Milesi, che è la moglie del presidente Aldo Milesi, che ha comunque insieme alla giuria deciso di conferire a me questo importantissimo premio per la ricerca scientifica. Questo è il mio secondo premio in realtà. Ho preso un premio lo scorso anno per la ricerca scientifica come eccellenza del Sud. E il premio è stato un premio Assud come Stella del Sud, e è sicuramente molto motivante perché è anche gratificante. Noi facciamo attività di ricerca costante, quotidiana, è importante avere dei riconoscimenti anche da una condizione che esula dalla nostra realtà medica e universitaria come in un contesto simile. Quando ho saputo di questo premio è rimasta sorpresa? Ma l'ho saputo in un momento particolare, perché ero di fronte ad una mia paziente e stavo visitando, ho risposto a questa chiamata peraltro da un numero fisso, e la prima cosa che ho pensato perché io? Quando poi ho riferito alla signora che mi stava di fronte del premio e quindi del riconoscimento, lei mi ha detto: dottoressa, la cosa importante è che lei porterà tutti noi. E questo è vero, perché chiaramente io faccio ricerca grazie a chi si affida al mio percorso terapeutico, per cui oggi porto con me a questo premio davvero tutti i miei pazienti, anche il mio gruppo di ricerca, perché lavoro e coordino un gruppo di ricercatori universitari, e quindi comunque tutti loro. Di notevole importanza anche le menzioni di merito. Tutto è nato dalla volontà di narrare le mie sperimentazioni didattiche, che sono iniziate come vincitrice di cattedra in una
scuola di Borgata, cioè la famigerata Piazza Gasparri, in cui ho imparato a escogitare delle strategie didattiche che mi permettessero di calarmi nella realtà di questi bambini. Io ho scritto 15 libri, ma ho la passione di scrivere sempre avuta, solamente quando lavoravo non avevo la possibilità di tempo. Ora che sono in pensione, allora mi sono messa a scrivere. Il suo libro si intitola? Storie di fantasia di un giovane novantenne. Sono 10 racconti, sono un po' una narrativa fantastica, però potrebbe essere anche veritiera, perché nella mia vita di medico veterinario, specialmente in campagna, dove c'erano tanti contadini mezzadri, la vita viveva in promiscuità, si aiutavano l'un l'altro, però c'erano anche le corna, perché vivendo in 3-4 famiglie c'era sempre la moglie che vedeva nell'altro contadino una cosa diversa dal marito e il marito che vedeva nell'altra contadina una diversa dalla moglie. E allora non resta che aspettare la serata conclusiva del premio che si terrà il prossimo 12 giugno presso l'Aula Magna dell'Università La Sapienza. Da Roma, per Canale 10, Francesca Del Mastro.